Il PSR di Regione Lombardia in questa legislatura occuperà circa 1 miliardo di euro, di cui quasi la metà in investimenti. Però ecco, non devono essere, non vogliamo avere l'ambizione di curarli nelle nostre stanze milanesi dove abbiamo una visione globale di sicuro, ma però il venire qui e il toccare con mano le esigenze del territorio mi dà ancora di più l'idea e la necessità che questi PSR siano calati in ogni realtà. E qui devo dire che rispetto all'altra parte della Lombardia le esigenze sono del tutto individuali e vanno curate ascoltando i territori. Quindi sono venuto con piacere e ho visto una realtà bellissima, ma ritornerò per seguirla questa cosa davvero con interesse assolutamente puntuale. Ne ho parlato oggi con gli operatori, innanzitutto valorizzare il lavoro di rete attraverso il GAL, con i GAL noi riusciremo a fare un lavoro importante per sostenere queste zone, questi comuni, le peculiarità dei singoli comuni, ma soprattutto in un lavoro di coesione che porti beneficio all'intera comunità. Ecco. In più appunto, abbiamo anche un bando AREST che ancora non era stato finanziato da Regione Lombardia, per il quale mi sono impegnato a riprenderlo in mano perché lo trovo assolutamente consono alle caratteristiche di evoluzione, di sviluppo territoriale che Regione Lombardia vuole promuovere. Si tratta di innovare, si tratta di portare innovazione, di portare miglioramento e di portare risorse a un'agricoltura di montagna che merita di essere seguita con una peculiarità specifica. Ecco, l'agricoltura non è uguale in tutta la regione. Io vengo da un'area dove l'agricoltura intensiva è più semplice e più comoda da fare. Qui l'agricoltura va sostenuta perché ci consente di mantenere l'integrità del sistema, dell'ambiente, la sostenibilità, ma soprattutto ci consente di mantenere anche un equilibrio idrogeologico importante che è a beneficio di tutta la valle operosa e diciamo molto energivora dal punto di vista dell'assorbimento delle risorse, che è la parte diciamo pianeggiante della Lombardia. La montagna merita un capitolo a parte, perché chiaramente ha dei costi e delle peculiarità molto diverse, che vanno sostenute con bandi ad hoc. Ecco, non possiamo generalizzare e omogenizzare un'agricoltura che qui è un'altra cosa.